Passione sportiva. Diamo spazio a tutti gli sport maggiori e minori, perché la passione sportiva è di tutti noi e quando ti prende sei stregato. La diretta di Sportiva 14:48 minuti, ci prendiamo una pausa dal calcio perché vogliamo commentare altri eventi di questi ultimi giorni, a partire dalla pallavolo in pieno svolgimento, la pool dei playoff per la Superlega maschile. Noi abbiamo il piacere di ritrovare in diretta il coach di Monza, del Vero Volley Monza, Massimo Echeli. Salve coach, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Per voi è finita la corsa, diciamo, dal punto di vista della scalata, perché poi ci sono i playoff che proseguono per i piazzamenti, ai quarti di finale contro la Lube Civitanova. Non so, si può parlare però, credo, coach, di eliminazione, di sconfitta a testa alta per voi, soprattutto guardando all'ultima partita, quella di domenica? Sì, dai, diciamo che siamo stati bravi a giocare una partita molto intensa, soprattutto quella appunto di ritorno a Monza, nonostante il periodo a cui arrivavamo estremamente travagliato dal punto di vista delle influenze, non Covid, però influenze che sono quasi peggio del Covid, quelle che ci sono attualmente, che hanno letteralmente steso Grozer, che è il nostro bomber, che non ha potuto giocare, e hanno tenuto a casa per qualche giorno con febbre Javorok, Katic, che sono altri giocatori importanti del nostro roster, dando anche qualche piccolo disturbo anche ad altri ragazzi che comunque fortunatamente sono comunque riusciti a continuare l'attività di allenamento. Quindi qualche piccolo rimpianto per non aver avuto la squadra al completo, ecco, contro una corazzata come la Lube. Sì, diciamo che all'andata a Civitanova abbiamo perso abbastanza nettamente, arrivavamo tra l'altro da un periodo molto intenso legato alle due finali di Coppa Cel contro il Tour, quindi con la trasferta eravamo tornati dalla Francia giovedì, siamo ripartiti due giorni dopo per Civitanova senza allenarci praticamente, insomma diciamo che avevamo messo in preventivo il fatto che all'andata poteva essere una partita difficile e puntavamo a fare invece molto bene al ritorno, cosa che peraltro abbiamo fatto, ma ripeto con diciamo le armi un po' spuntate, ecco, con qualche freccia in meno all'arco. Coach, che bilancio facciamo di questa stagione? Positivo, immagino. Beh, abbiamo giocato due finali, una di Supercoppa e una di Coppa Cev. Quella di Coppa Cev l'abbiamo vinta, tra l'altro inaspettatamente, cioè non avevamo il favore del pronostico, quindi sicuramente da questo punto di vista sono stati grandi soddisfazioni. Potevamo realizzare un andamento migliore nella regular season. Diciamo che l'unico piccolo alibi a cui ci possiamo attaccare è che per un mese e mezzo non abbiamo avuto Grozer per infortunio, questa cosa un po' ha destabilizzato un po' la squadra, che è andata un po' insomma in una buca, ha fatto fatica, abbiamo perso 4-5 partite di fila e quello ha compromesso un po' la possibilità di arrivare diciamo almeno quinti, ecco, che era un po' l'obiettivo che ci avevamo dati per la regular season. Per il resto direi abbiamo giocato buone prestazioni di buon livello sicuramente, alternate ad altri di livello sicuramente inferiore, però nel complesso credo che ci si possa ritenere soddisfatti. E può essere la sua squadra, coach, a potersi ritagliare uno spazio tra le quattro grandi della pallavolo maschile di questi ultimi anni? Cioè c'è spazio per voi, o se non per chi? Per scalfire un po'? No, diciamo che forse, ecco, noi siamo un po' una nuova realtà, una specie di così di nuovo invitato alla tavola dei grandi. Poi per essere grandi bisogna cercare di consolidare certi diciamo livelli prestativi nel tempo, bisogna essere capaci di essere protagonisti nelle gare che contano sempre e soprattutto vincere qualcosa, ecco, quindi, o perlomeno essere sempre nella condizione di poter vincere qualcosa. Quindi diciamo, ecco, che abbiamo messo un po' il naso dentro la stanza dei grandi, ora bisogna capire se riusciamo a entrarci in maniera definitiva o se invece ci ributtano fuori. Ottima metafora. Civitanova che vi ha eliminato, coach, aspetta la bella tra Trentino e Piacenza, l'altra semifinale Perugia-Modena, come va a finire? E secondo me ora conterà molto anche il livello di stanchezza, cioè a me Trento quest'anno è la squadra che in assoluto è piaciuta di più, nel senso che ha fatto veramente, ha tirato fuori tutto quello che poteva tirare fuori da un roster oggettivamente di qualità ma comunque non lunghissimo. Ora sono veramente molto molto impegnati, in maniera poi con partite di intensità altissima e molto ravvicinate, quindi
Quella tra Piacenza e Trento sarà una sfida molto, molto delicata, magari anche condizionata da quello che potrà succedere nel ritorno con la gara contro Perugia, che Trento dovrà cercare di vincere per poter accedere alla finale di Champions League. Quindi è un po' sicuramente Piacenza può allenare, cioè può lavorare in maniera un po' più tranquilla questa settimana e preparare la gara con più serenità, alternando il lavoro al riposo, che sarebbe la cosa migliore in questa fase della stagione. Assolutamente, al tramonto della stagione il coach di Vero Volley Monza, Massimo Echeli, il livello della pallavolo italiana, del campionato di pallavolo italiano, è ancora eccellente? Secondo me è il più alto che possa esserci nel mondo, come diciamo livello medio. Poi è vero che, non so, in Russia c'è Kazan, che è una squadra molto forte, in Brasile quest'anno il Sada Cruzeiro ha vinto il mondiale per club con una formazione molto forte, però mediamente credo che in Italia ci sia un alto numero di squadre estremamente competitive, si giochi la pallavolo molto, molto intensa, molto fisica, con un grande livello di preparazione. Mi pare che anche un po' il risultato di quanto fino a qua hanno espresso anche le coppe lo stia confermando. Noi abbiamo battuto il Tours, che è primo in Francia, e penso abbia perso forse una o due partite quest'anno in campionato, e noi siamo arrivati settimi in regular season, quindi questo è un po' anche cioè un po' un dato che può farci pensare in tal senso. E può farci solo che piacere. Complimenti e in bocca al lupo a Massimo Echeli al Vero Volley Monza. Grazie mille, coach. Grazie Crepi, e ancora buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Passione sportiva.